Dopo mesi a studiare protocolli e a elaborare piani di lavoro in sicurezza, questa mattina sono ripartiti i centri estivi gioco e sport targati CSI Pesaro Urbino. Il comitato con sede a Fano e presieduto da Marco Pagnetti ha aperto le porte a 4 delle 8 sedi presenti in città, già iscritti oltre 300 bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto dall'ente ma anche di quanto l'esigenza delle famiglie verso questo servizio sia sempre più sentita, specialmente dopo i mesi di lockdown. Oggi sono ripartiti 4 centri estivi, precisamente qui al Circolo Tennis, al palazzetto di San Lazzaro, la palestra di Bellocchi che noi gestiamo anche quella e a Piazza Italia, qui proprio qui dietro l'angolo. Dal 22 partiranno anche altri centri per poi concludersi con il 29 con il Berardi. Volevo ringraziare tutta l'amministrazione comunale, i servizi educativi e l'ASUR per averci dato questa possibilità di poter aprire in tempi anche stretti, dandoci tutta la documentazione necessaria in tempi brevissimi. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici, ringrazio il Circolo Tennis per averci dato l'ospitalità qui e ringrazio tutti i miei collaboratori, in particolar modo Pietro Giorgi che è il mio coordinatore di tutti i centri estivi, che veramente ha fatto un signor lavoro in questo periodo e adesso ne avrà ancora di più perché giustamente essendo partiti bisogna stare un po' attenti a tutto il discorso attività e quant'altro. E così come previsto dalle direttive, ogni gruppo sarà composto da 5-7 ragazzi e per ogni struttura è stato nominato un Covid manager, cioè un soggetto che avrà il compito di vigilare affinché tutto si svolga nel rispetto delle norme anticontagio. E siamo partiti con i mini gruppetti, con attività che prevedono il distanziamento e abbiamo anche linee guida da parte del CSI nazionale con un progetto Safe Sport, dove vengono previste delle attività come gli sport, basket, calcio, pallavolo, però mantenendo le distanze senza contatti. Gli operatori nostri hanno seguito i corsi del SEA Gruppo per il Covid-19, tutti specializzati, hanno fatto anche i corsi proprio del CSI nazionale per mantenere il distanziamento e partire alla grande con i gruppetti e tenendo appunto il distanziamento come regola di base. In particolare per i bambini che frequentano questo centro estivo alla Trave c'è un'opportunità in più. Sempre compreso nella nostra offerta di fare un corso di tennis con il maestro Federico Cinotti. Grazie ad uno staff di oltre 80 persone, hanno precisato Pagnetti e Giorgi, le iscrizioni rimarranno aperte. Ricordano inoltre alle famiglie che in caso di più figli sono previste delle scontistiche particolari. Centro estivo del palazzetto sembrerebbe andare tutto bene. Abbiamo raggiunto una 50ina di iscritti, divisi tutti per gruppi. E ognuno ha il suo educatore e le attività purtroppo non sono quelli dell'anno scorso, ma comunque sempre divisi per gruppi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile per noi. C'è comunque tranquillità tra i bambini? Sembrerebbe di sì, dai, oggi sono arrivati, sembravano tutti tranquilli, abbiamo parlato, abbiamo cercato di parlare con loro, abbiamo scelto le regole tutti insieme e sembrerebbe esserci un buon clima, dai.